Nome ufficiale. Daulat Filastin, Medinat Israel. Forma di governo. Repubblica semipresidenziale. Repubblica parlamentare. Inno nazionale. Fidai. Hatikva. Capo di Stato. Mahmoud Abbas. Herzog. Primo ministro. Muhammad Shtayyi. Benjamin Netanyahu. Anno di fondazione o di indipendenza? Magari. Sono parzialmente indipendente. Parti della Cisgiordania dal 1994 e la striscia di Gaza dal 2005. 14 maggio 1948. Motto. Dal fiume al mare. Rishonim Tamid. Che vuol dire sempre i primi. Il paese che odi di più. Indovino. Secondo te? Il tuo paese preferito. L'Iran. Stati Uniti d'America. La tua lingua ufficiale. Al-Arabia. Ivrit. Che belva si sente. Una gazzella. Un leone. La tua valuta corrente. Il nuovo ciclo israeliano. Sì, ho la stessa moneta di Israele, lo so anch'io, stentavo a crederci. Il nuovo ciclo israeliano. La tua capitale. Gerusalemme Est. Tel Aviv. Unione Sovietica o Unione Europea? Unione Europea. La tua religione. Ecco, guarda, ascolta. Io nel corso della storia mi sono fatta furba. Quando mi chiedono di che religione so, io non rispondo, perché so già come va a finire, guarda. Risponditi da solo, eh. Dopo l'Olocausto io sono diventata sospettosa quando sento sta domanda. Incomincia su da fredda. Andiamo avanti, per favore. È musulmana sunnita. Un tuo piatto tipico. Manzaf, hummus. BRICS o NATO? BRICS. NATO. Israele o Palestina? Palestina. Israele. Una tua bevanda tipica? Limonata con fiori d'arancio e miele. Vino Latrun. Una tua canzone? Zarefetul. Havana Gilava. Russia o Ucraina? Guarda, Jerry, io questa la passo perché già sto inguaiata bene così. Mi dispiace, non sono di qui. Un tuo musicista. Amal Marcus. Asaf Avidan. Mi dice il suo pregio migliore. Che credo nell'unico vero Dio e nel suo unico profeta, Maometto. Sono il popolo eletto da Dio. È un bel pregio. Cina o Stati Uniti? Cina. USA. Una tua danza tipica. Dabke. Lahora. Il tuo connazionale più famoso. È Gesù, lui era di ste parti. Il Dio biblico. Dio è un personaggio di fantasia. Non possiamo accettarla. Spiace. Allora dico Giuda. Ma chi? Quello che vendette Gesù per 30 denari? Ma che davvero? La Vergine Maria? Se è l'allero, se è quella la Vergine, io sono incensurata, eh? E allora dico anch'io Gesù. Ti piacerebbe? Ma se è questo? Noè? Hai mai vinto l'Eurovision? Non ho tempo per ste pagliacciate. Nel 78, nel 79, nel 98 e nel 2018. La tua città più importante? Ramallah. Gerusalemme. Mi dice un suo difetto vero. Non si faccia un complimento come tutti, eh. Che sono nata nella parte sbagliata del mondo. È un difetto. Che ho inventato il monoteismo? Dite che ho fatto una cazzata? Un tuo pittore. Samal Shabi. Marc Chagall. Chagall non era russo naturalizzato francese, eh. Vabbè, ma eravamo dalla stessa religione, scusa. Se è l'allero così siamo buoni tutti, però, eh. Oh, vedete come fa? Deve rubare la roba degli altri, è più forte di lui. Mandata. Eppure nella Bibbia c'è scritto non rubare, eppure non uccidere. Vabbè, mi sto zitta che è meglio, guarda. Mi dice una bella belvata che ha fatto, che rivendica? Invadere la Palestina è la mia ultima controffensiva. Più belvata di quella. Quando sei entrato nell'ONU? All'ONU non mi vanno a farne entrare, chissà perché, sono solo membro osservatore. Osservatore di che ancora non l'ho capito.
11 maggio 1949. Hai mai vinto i mondiali di calcio? Ah, non ho tempo per ste cose, tanto c'è Qatar che sta a vincere i mondiali per noi arabi, siamo a posto così. Non li ho mai vinti. La tua festa nazionale? Il 14 novembre, il quinto giorno del mese di Lar. E in che senso? Seguo ancora il calendario biblico babilonese. Ah, c'è il calendario tutto tuo con Blackjack e Squillo di Alusso e chi sei? Maya? Ma vedi questo? E vabbè, che tanto lui è ancora fermo ai tempi da Bibbia, all'epoca ancora i mesi non l'avevano inventati. Dici che avrei dovuto dire quello come difetto? Eroe nazionale. George Bush. Theodore Herzl. Non George Bush, George Bush, sono due persone diverse. Non ve confondete. Fai un complimento al tuo vicino. No, cosa positiva su quello lì? Sei l'allero? Allà, dammi la forza che io proprio una cosa positiva in quello non ce la trovo, eh. Che te posso dire? L'unica che mi viene in mente, guarda, sforzandomi, è che pure lui crede nel Dio giusto. Però ci crede nel modo sbagliato. Un pregio? Sa la Palestina? Ma che davvero? L'unico che mi viene in mente è che pure lei crede nel Dio giusto. Però anche lei nel modo sbagliato. Saluta a tutti coloro che vedranno questo video. Weden! Leitrot! Posso dire una cosa? Hai rovinato tutto come al solito. Perché qui si stava parlando anche bene di te. La prossima volta fatti furba. Scusa, che cosa mi devo fare furba certo. Io? Certo! Ma non ci penso per niente a farmi furba. Ma sono castana e sto benissimo castana. Ma cosa basta, per favore! Ma lei perché litigate? Stai benissimo castana? Sì. Brava, brava, brava! Non parli con me, non devi stare benissimo castana. Hai capito che non devi stare benissimo castana quando parli perché? Con me? Ma scusa Maria, non sto benissimo castana? Stai benissimo castana, ma io non sono Maria. Vabbè, è uguale, Maria, Michele, è uguale, dai. Perché poi sta sempre zitta, ma mi deve parlare sopra, poi dice non parliamoci ma sopra. Ma certo, ti rispondo, non posso e tu parlare. Quando dici pure lei non che mi screghi, è pure lei. Ho perso con la bocca. Sì. Tu Maria. Non sai cosa rischi. Io non va bene, Maria. Fai paura. Oh, mi raccomando, applauso, applauso. Sei già brutta di tuo, ma ti metti pure a una persona può applaudire per me, ma una sola, vi prego. Allora, se vi azzardate succede il figlio. Una, vi prego, una. La curva sud e la curva nord. Ma finiscila con queste pagliacciate, va, ma veramente. Mettiti seduta. Stai seduta. Le uova dello struzzo le lasciate a casa. Adesso tutta questa reazione, cara Isabella. Ma che si sta succedendo? Veramente, le piume di struzzoli si è messa addosso. Sì, per via delle piume. Non ho capito, dall'alto della sua eleganza. E tu invece che hai, le piume del tacchino? No, il tacchino no, il tacchino non mi piace. C'hai la faccia del tacchino però. Il tacchino, sì, pure. Vorrei sì, farmi, vorrei no. Che... Sì, e tu c'hai le braccia da pellicano, c'hai. Fermatevi. Ecco. Vado fiera del mio naso, del mio profilo, è quello di mio padre e lo terrò sempre. Va bene? Mai cambiato, mica faccio come te. Certo, però il lifting te lo sei fatto, come certo, mai? Eri per quella migliorare. Che eri fiera no. delle rughe, perché no, ogni ruga cara. Ti ricordava un momento della vita, l'esperienza. Certo, poi sei andata, avevo, come gli è capitata l'occasione, a 70 anni si è fatta il lifting. Il naso se l'è fatto perché evidentemente non era incluso nel prezzo. Ecco qual è la verità. Esatto, perché avevo degli obiettivi in quel periodo che erano diversi da certo, quelli attuali. Certo, come hai massacrata, ti devi poter vergognare, essere... sei tutta rifatta, sei tutta ma rifatta. Rifatta. Ma tu che c'è? Ma tu te lo ricordi? Ma, quando... tu, ti ricordi... ma tu ti ricordi? No, non mi fermo. No, no, no nemmeno ah, no. Io. No, allora, adesso a questo ma punto tu nemmeno... Ricordi? Guarda, oggi mi prendi allora, veramente Maria, male, scusami. Hai capito? Però lei non può continuare a farmi passare per quella che non sono. Perché ma chi non è che ha iniziato ad attaccare? Perché Maria, sono scusa, stanca, ma chi ha iniziato ad attaccarmi? Già mi ha detto una cosa lì, e lei subito, ecco, è certo, perché sopra. Lei che mi screditi, che fa passare sì, sempre questa sì. Cosa. È modo, ma non è vero, ringraziare sono... gli opinionisti, Maria, per il plauso delle persone. Io mi comporto cioè, per quella che sono, una cabina non per far chiusa piacere per agli me, altri per e per avere l'applauso. Io non voglio più apparire, voglio una cabina chiusa, che si vedono solo gli occhi, basta.
Basta, non voglio più un contatto con lei, basta. E nemmeno voglio una io cabina con te, chiusa, va bene? Okay? Sì. E qui quando una parli di me devi dire delle cose vere. E sono isolata da lei. E non farmi passare per quella che non sono. Perché lei passa la puntata a guardare quello che faccio io. Non c'è chi la guarda? Io manco la guardo mai a lei.